Bentornati nell'angolo creativo della Fata Tuttofare. Abbiamo oggi, seppur con un pochino di ritardo, la review del mese di novembre, un mese che è stato veramente molto molto ricco di novità e di avvenimenti, di cui oggi naturalmente parleremo insieme. Vi darò come sempre delle anticipazioni e delle novità che troverete naturalmente nel canale nelle prossime settimane. Quindi, visto che il piatto anche oggi è molto ricco, direi assolutamente di partire. Prima di avviare la review del mese voglio fare un ringraziamento perché novembre è sicuramente stato un mese ricco di eventi, di avvenimenti, di cose che sono accadute bellissime, ma sicuramente la più bella è stata l'esperienza che ho avuto a Napoli, quindi voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accolto in questa meravigliosa città per l'occasione appunto della Fiera d'Oltremare che c'è stata appunto nella prima decade di novembre. E sinceramente non mi aspettavo nulla di quello che è accaduto. Si parte sempre non avendo poi tante aspettative, devo dire la verità, non sono partita a carica, pensavo che qualcuno venisse sicuramente a salutarmi, ma non potevo poi immaginare in realtà quello che è accaduto. Già alle 9 di mattina che ero lì in fiera accompagnata da un'amica che insomma è venuta a condividere con me questa esperienza, già forse anche a merito del cappottino Granny sono stata immediatamente riconosciuta e già dalle 9 ho avuto il piacere di conoscere, di abbracciare, salutare appunto molte moltissime persone che erano lì. Molte sono venute solo ed esclusivamente per salutarmi, per un abbraccio, per un saluto ed è stato veramente piacevolissimo, è stata un'esperienza assolutamente meravigliosa ed è stato un continuo fino alla sera alle 7:30, cioè non mi sono fermata un istante, c'è stato un andirivieni continuo di persone che mi toccava a destra, che mi abbracciava a sinistra. Molte, moltissime persone mi hanno fatto un saluto da lontano, neanche avvicinandosi quando vedevano che c'era un po' più di gente intorno a me, molti messaggi, i vostri pensierini, poi tra le altre cose ho riportato a casa tanti oggetti che mi hanno comunque emozionata molto, perché ognuno di voi ha voluto lasciarmi il ricordo di questa giornata e ovviamente conservo tutto quello che voi mi avete lasciato con grande affetto. E devo dire che è stata un'esperienza veramente meravigliosa. Mi viene la pelle d'oca ogni volta che ci penso perché molte persone si sono avvicinate con gli occhi lucidi, quasi commosse o a volte anche un pochino intimorite, quasi a non sapere cosa dirmi, come avvicinarsi, come approcciarmi. E invece poi è stata una cosa veramente in famiglia, molto molto bella. E questo sia il sabato naturalmente che la domenica. La domenica veramente è stata un'impresa titanica arrivare nella zona della fiera, perché oltre al fatto che ce n'era un'altra di fiera nella stessa struttura, quindi c'era un movimento di persone veramente incredibile, c'era una maratona, avevano bloccato la strada, quindi per raggiungermi veramente ci avete messo tanto e quindi avete avuto una motivazione molto forte per affrontare veramente l'apocalisse e venire. E quindi posso soltanto ringraziarvi. Una persona mi ha detto: avevo bisogno di dirti grazie, non te lo potevo scrivere, ma volevo guardarti negli occhi e dirtelo. Ho sentito le vostre storie di vita, le motivazioni anche che vi hanno spinto a riprendere l'uncinetto, insomma, al di là di quello che io vi ho potuto dare. E quindi credo che sia una di quelle esperienze di vita che, oltre al fatto che ti restano nel cuore, questo ovviamente è scontato, ma nel tempo, quando tu guardi indietro, no, e ripensi a delle cose particolari, ecco, questo tra 20 anni sarà uno di quei ricordi che mi faranno sempre sorridere con grande piacere perché mi avete riempito il cuore. E quindi, siccome poi raccontare le emozioni non è facile perché quando sei lì addentro ti viene fuori di tutto, ma poi non metti in fila dei pensieri molto nitidi, volevo semplicemente ringraziarvi, che forse è anche la cosa più semplice da fare, e dirvi che mi avete regalato un sogno assolutamente meraviglioso e vi ricambio con tutto l'affetto possibile. Sappiate che per quanto a volte, ecco, uscire nelle fiere e star fuori più giorni è difficile perché ovviamente lasciare marito, figlia e tanti impegni non è assolutamente facile, però sappiate che in futuro e non tanto per un futuro neanche tanto lontano, ci stiamo organizzando e quando dico ci vuol dire che non sono da sola, proprio per poter fare degli incontri, degli eventi in più città italiane, naturalmente ripartendo sempre e comunque dalla meravigliosa Napoli, perché l'accoglienza che ho avuto è stata veramente meravigliosa.
cercheremo di trovare delle occasioni che non siano appunto necessariamente le fiere per poter passare del tempo insieme, perché per me è molto importante, per noi è molto importante tenere sempre un contatto. Quindi sappiate che stiamo lavorando affinché si possano nel tempo appunto creare delle occasioni di incontro. Voi sapete che la review del mese nasce con l'obiettivo di rivedere insieme i tutorial che appunto sono andati online sul canale nel mese precedente, sotto i quali magari video ho trovato tutta una serie di commenti, di domande che magari è anche importante, a cui è sempre importante dare risposta, soprattutto sulle sostituzioni dei filati, su dei passaggi che possono non essere chiari. D'altronde, guardate, quando noi facciamo i tutorial, dico noi perché presumo che insomma la cosa appartenga un pochino a tutti, cerchiamo di darvi più contenuti possibili, però dobbiamo sempre rimanere in un tempo di sopportazione che non vada oltre la mezz'ora, perché mi rendo conto che poi diventa pesante un tutorial così lungo. Cerchiamo di darvi tutte le indicazioni possibili, però mi rendo conto anche del fatto che non si può soffermarsi su tutti i dettagli con dovizia di particolari, perché veramente altrimenti questi video bisognerebbe farli a puntate, cioè durerebbero 2 ore. Adesso sto cercando nella scuola di uncinetto di focalizzare l'attenzione su alcune cose. Per esempio, questo mese, e sono contenta che vi sia stato utile, nella scuola di uncinetto ho voluto, uno, parlare delle fodere per borse, visto che comunque a cadenza quindicinale, almeno insomma io una borsa cerco sempre di proporvela. Vi ho fatto vedere un paio di sistemi utili per fare le fodere, naturalmente ce ne saranno tanti, ma questi sono i due che ho collaudato e che insomma comunque mi fanno ottenere un validissimo risultato. Questo perché naturalmente ogni volta che realizziamo una borsa posso saltare a pie pari il passaggio della fodera nel momento in cui poi vi reindirizzo al video che lo riguarda, in modo che avete un video dedicato e quindi non ho necessità di saltare velocemente i passaggi, quindi voi avete tutte le indicazioni possibili. Quindi cerco attraverso la scuola di uncinetto, quando mi è possibile, di darvi tutte queste informazioni. Adesso ne faremo un'altra sulla cerniera zip da poter comunque utilizzare per fare le chiusure delle borse. Abbiamo fatto tra l'altro anche il video sul top down, che so vi è stato molto molto utile, e quindi sono contenta perché, come vedete sul canale, quello è stato un video propedeutico, cioè è stato di preparazione al fatto che comunque quest'anno, più dell'anno scorso, ho presentato dei progetti top down, sia come ponci, sia come cardigan che come maglie. In questo modo ho cominciato ad entrare un pochino nell'ottica, perché è chiaro che io utilizzerò un filo, qualsiasi esso sia, ma è sempre un filo. Quindi mi rendo conto che chi vuole fare una sostituzione parte sempre dal principio: e adesso con quante catenelle? Quindi avere l'indicazione che vi ho dato spero possa esservi utile ad così in qualche modo a reinterpretare i vari tutorial, non soltanto i miei naturalmente, però almeno sapere più o meno da che presupposto partire per poter fruire al massimo delle cose che insomma io cerco di darvi. E quindi ovviamente datemi oltretutto delle indicazioni, dei suggerimenti, quindi soprattutto nei video di scuola di uncinetto mettete sotto i commenti, di modo che se ci sono delle tematiche che vi stanno a cuore, cerchiamo comunque di affrontarle, in modo che attraverso la scuola di uncinetto abbiate una bacheca di informazioni sempre utili e quindi possiamo saltare dei passaggi anche per non rendere noiosi i video. E quindi magari se nella borsa avete già il video sulla cerniera, quello sulla fodera e su altri passaggi, li possiamo saltare, quindi il video diventa più sciolto, più veloce. Chi ha bisogno di approfondire si va a rivedere i video, chi li ha già visti già ha un'informazione in più e quindi fruisce del video del momento con una maggiore leggerezza. Insomma, ce la mettiamo tutta, adesso vediamo cosa viene fuori. Adesso è praticamente cellulare alla mano, perché pensate, io mi ricordo tutto quello che è andato online questo mese, magari a una certa. Facciamoci lecca. Ecco, allora vedete, io vado in ordine di vabbè, qui non si vede naturalmente, in ordine di pubblicazione. Allora, la prima domanda che riguarda la borsa che ho realizzato con il set Chloé, la prima domanda è stata: ma i fiori li ha messi su tutto il contorno o li ha messi soltanto su una porzione? E no, sono su tutto il contorno. Se avete seguito il video avete visto che io ho alzato la borsa fino ad un certo punto e poi ho lasciato solo la rete, quindi quella va necessariamente coperta. Quindi adesso ve la mostro, e questa
è interamente la borsa realizzata. Vedete, la rete dà una forma meravigliosa, scultorea alla borsa, che si regge in piedi benissimo, e questa è tutta la parte decorativa che naturalmente fa da contorno a tutta la cornice. Per quanto riguarda la chiusura, vedete, io nel frattempo l'ho ordinata, c'è proprio la chiusura Chloé, cioè la cerniera che ha la stessa finitura. Tra le altre cose, oltre ad essere argento come è il manico ed il fondo, anche nelle zip avete la possibilità di scegliere le finiture metalliche oro o argento. Io in questo caso avevo utilizzato il set argento con le finiture argento, quindi così ho preso anche la zip. Quindi in una prossima lezione di scuola di uncinetto vediamo quali sono i sistemi per utilizzare le zip, perché magari avete già realizzato delle borse che non hanno chiusura e potreste naturalmente sfruttare queste cerniere, che sono poi studiate sulle basi da 30 cm, quindi tutte le volte che utilizzate una base da 30 queste cerniere possono andare bene. Vi faccio vedere un paio di passaggi utili per poterla applicare, quindi la rivediamo sicuramente a breve appunto nella lezione di scuola di uncinetto. E questo è una delle domande più frequenti che insomma ho trovato relativamente proprio alla decorazione. So che vi è piaciuto molto il Poncho Grace, la domanda più frequente in questo caso è stata la sostituzione del filo. Guardate, il filo che volete utilizzare, qualsiasi esso sia, andrà bene. Io ho scelto un filo pelliccia perché è la prima volta quest'anno che realizzo un poncho con un effetto pelliccia, perché tutti gli altri li ho realizzati con dei punti semplici, quindi vi ho voluto dare un elemento, uno spunto in più. Ovvio che qualsiasi altro filo vogliate utilizzare andrà benissimo. In questo caso la vestibilità la fanno fondamentalmente due cose: la misura dei pannelli, che nel modo in cui sono realizzati rappresentano appunto una taglia unica, dovete solo riproporzionare il collo, e il punto, perché lavorando con un uncinetto molto morbido ed utilizzando il punto rete date una profonda elasticità alla lavorazione, per cui la rete si muove con voi e vi dà libertà di movimento. Cioè io nella miniatura, se l'andate a riguardare, avevo sotto una maglietta a mezza manica, quindi comunque l'ho lasciata che non avevo niente sotto, quindi può dare l'impressione che fosse un capo piccolino, ma tranquillamente lo indosso sul cappotto e ci sta, e sono libera, ci sono andata a fare la spesa, avevo il cappotto e il poncho sopra, non mi sono accorta di averlo. Oltre ad essere caldo, comunque è un elemento decorativo più carino, cioè un cappotto semplice prende tutto un altro aspetto con quell'accessorio, quindi qualsiasi filo abbiate andrà bene. Importante che lavorate morbido e conservate il punto, che appunto dando questo effetto rete consente appunto la maggiore elasticità della lavorazione e quant'altro. Per quanto riguarda invece il poncho Buckley, so che vi è piaciuto moltissimo, la maggior parte delle domande hanno riguardato la possibilità di realizzare una maglia. Adesso mi date un secondo, io ve la prendo e la sto già praticamente realizzando nella versione verde. Vedete, l'ho già avviata e ho già cominciato la prima manica, l'altra ancora non c'è, quindi sto girando proprio in questi giorni il tutorial, per cui partendo dallo stesso sprone con lo stesso filato vi faccio vedere anche il maglioncino. In questo caso ci sono sempre 6 fasce di ventagli, sempre realizzate appunto puff, uno per ogni manica, 2 andranno davanti, 2 andranno dietro, con lo stesso avvio del lavoro. Naturalmente poi vi spiego un attimino i passaggi per le taglie, ma come vedrete si può realizzare con questo modello anche una linea curvi, quindi come vi ho fatto per la maglia curvi, quella che ho realizzato col filato Ozzi, poi quando riesco vi metto le miniature qui dove sovrimpresse sul video per promemoria, avevo appunto dato l'indicazione sia per andare giù dritte che per conservare quella forma morbida. Idem per quanto riguarda la maglia Clessidra, altrettanto sarà per questa, vi do le indicazioni per proseguire gli aumenti e fare una maglia curvi oppure mantenere la forma regolare, ok? Quindi cerchiamo di tenere presente anche questo dettaglio importante, perché mi rendo conto che le vestibilità sono tutte diverse, quindi non è necessario fare una maglia semplicemente grande, voluminosa, la faccio tanto larga e ci sto dentro, no, è più bello fare il taglio a uovo, il taglio cocoon, il taglio clessidra, danno, cioè la capacità, la capienza senza dare i volumi, cioè sono cose che non devono ingrossare, cioè non ci dobbiamo mortificare perché magari abbiamo un po' più di pancia, basta dare il taglio giusto alla maglia. Quindi sto cercando con i vari modelli di darvi anche questo tipo di indicazioni. Poi aspettate che c'era un'altra cosa che un'altra cosa importante che riguardava i video, che adesso mi sfugge,
Ah, ecco, allora c'era il poncio a collo alto che vi ho fatto col filato verb. Per quanto riguarda naturalmente le proporzioni, perché qualcuno mi diceva sto facendo una quantità di punti in più nei ventagli, mi stanno venendo dei ventagli enormi. Tenete presente che io sono partita dal collo per fare questo poncio, quindi eventualmente potete allargare il collo, cioè tener presente il multiplo di riferimento e allargare semplicemente il collo, caricare direttamente sulla catenella di avvio una serie di maglie in più, avendo il collo più alto, ovviamente, cioè più largo, scusatemi, partite già con 1, 2, 3 ventagli in più di base, quindi automaticamente il progetto si allarga più facilmente. Ne ho rivisti comunque tantissimi di questi ponci, forse il poncio che ho rivisto di più insieme all'altro che ho realizzato col filato Morris, quindi sono contenta che vi sia piaciuto. Vi voglio dare due anticipazioni. La prima è questa, ed è il bauletto che ho realizzato con il filato. Lo swan con la R in questa bellissima variante rossa è un progetto che mi è venuto così. Voi dovete immaginare che avevo preso i laterali e il cordino per fare un ennesimo cestino di Natale, perché un cestino rosso mi sembrava carino da proporre. Poi, quando ho visto i due laterali, mi è venuto immediatamente in mente una borsa bauletto e ci ho lavorato. Ho fatto questo pannello con questo punto tessuto molto molto bello, fittissimo, che poi sono andata a irrigidire con la canvas. Vi faccio vedere che la borsa è veramente molto molto rigida. Quando volete che la borsa sia scultorea, cioè che non faccia una piega, utilizzate la rete canvas, quella non preformata, cioè non sagomata, perché è di una rigidità pazzesca, quindi veramente le borse stanno in piedi per conto loro. Il dettaglio di questa borsa è sicuramente la presenza di questi manici che ho realizzato all'uncinetto e ho sistemato con quattro ponticelli. È un progetto veramente non difficile. Abbiamo aggiunto la cerniera, in questo caso la fodera, quindi probabilmente andrà prima online questo, poi la review. Nel caso fosse il contrario, resta comunque tra le anticipazioni. Vedrete che non è difficile, quindi probabilmente nella review il mese successivo non dovremo tornarci su, mentre la borsa più particolare che spero di potervi realizzare prima di Natale è questa qui, è la borsa in feltro. Allora, pensavo a come proporvi delle cose un pochino diverse. D'altronde cerco di con le borse soprattutto di darvi tanti spunti diversi. Ognuno, allora, l'accessorio è la parte, un po' come il profumo, no? È difficile da regalare perché è un oggetto molto personale. L'accessorio, come la borsa, è molto personale perché racconta più di molte altre cose il gusto della persona che li indossa, la forma, la grandezza, la portabilità, il colore, è molto personale. Quindi ogni volta che realizzo una borsa, nei limiti delle mie possibilità, cerco di farvi modelli diversi, a volte grandi, a volte piccoli. Vedete la borsa con i fiori, questa più semplice, tra le altre cose. Torniamo un attimino sulla bauletto. Io ho utilizzato due fondi laser da 15 cm semplici, proprio perché pensavo di farci i cestini. Poi, quando ci ho realizzato la borsa, ho pensato: beh, ci sono anche i fondi incisi come l'albero della vita, non mi ricordo adesso quali altre incisioni, quindi volendo dare un carattere un pochino più deciso, potrete naturalmente scegliere anche i laterali, i fondi che hanno delle incisioni. Tornando appunto al concetto delle borse, vi volevo dire questo, cioè cerco appunto di darvi tanti spunti diversi. Queste sono due borse di stile completamente diverso. Probabilmente chi ama questo non ama l'altra o viceversa, oppure chi trova la Chloé fantastica e chi non la indosserebbe mai, perché certi accessori hanno anche un certo carattere, un certo temperamento, se vogliamo, quindi bisogna avere un po' di coraggio anche a metterle delle borse così. Per quanto invece riguarda questa in feltro, è facilissima da fare. Vedrete, ho tagliato due o tre pezzetti di feltro e li ho cuciti tra di loro. Ho pensato alla possibilità, la parte più lunga di lavorazione è proprio quella tra fondo e l'alzata. Poi non è aggiungere due fiorellini che complica il lavoro. Quindi ho pensato: ma se io faccio la struttura della borsa in feltro, cioè con due cuciture che impiegate veramente meno di 10 minuti tra tagliare e cucire a farla, mettete su una borsa veramente con un attimo. Quando avete anche le misure proporzionate alla clic-clac, diventa veramente semplice. Il feltro, tra l'altro, anche per chi non ha la macchina da cucire che riesce, è abbastanza facile anche da cucire a mano. Date dei bei punti fitti, riuscite anche a cucirla a mano. Il dettaglio in questo caso qual è? Uno, l'applicazione della chiusura clic-clac, che nelle borse in feltro magari è un pochino più insolita, e l'utilizzo di queste decorazioni. Sicuramente
Siamo addirittura di arrivo, vi ho tediato già abbastanza, credo, però mi fa sempre piacere stare un pochino con voi. Adesso cercherò di attrezzare anche delle live così possiamo interagire in modo molto più diretto e molto più immediato. La seconda grande novità dopo la fiera per questo mese di novembre è stata la rivista Meglio di Maglia, appunto, che ha visto me e Chris, le due autrici di questa meravigliosa esperienza editoriale. È stata un'esperienza davvero unica perché noi siamo nate come delle youtuber, quindi comunque il nostro primo obiettivo è il canale, naturalmente, e quindi continuare a proporre sempre attraverso i nostri tutorial delle idee, degli spunti che possano tornarvi utili, naturalmente. Però ovviamente è anche giusto che il lavoro si sviluppi e prenda delle strade alternative. Questo non significa naturalmente che si trascura una cosa per prediligere l'altra o viceversa, però è anche giusto che il lavoro si evolva e percorra delle strade in più, quindi pur mantenendo sempre l'attenzione sul canale che resta il nostro primogenito e quindi il nostro primo obiettivo con i nostri 3 tutorial a settimana, perché più o meno con Chris pubblichiamo entrambe più o meno sui 3 tutorial a settimana, cerchiamo sempre di tenere viva la vostra attenzione sul canale, però ovviamente abbiamo voluto fare un'esperienza editoriale molto particolare e dobbiamo sicuramente ringraziare le persone, i professionisti che ci hanno seguito, perché ragazze, vi assicuro che dietro questo lavoro ci sono tante professionalità, la modella, il fotografo, il grafico, la stampa, insomma un lavoro, ma poi è venuto fuori praticamente un libro, come vedete, molto molto corposo e praticamente nella parte iniziale trovate l'elenco, l'indice di tutti i lavori, sia all'uncinetto che ai ferri, quindi trovate il primo colore che indica le lavorazioni all'uncinetto e sono quelle che ho realizzato io, mentre con l'altro colore appunto trovate invece l'elenco dei progetti realizzati ai ferri. Abbiamo cercato di accontentare tutte le persone perché non tutte fanno l'uncinetto, non tutte fanno i ferri, quindi comunque di unire le due tecniche, quindi ci sono abbigliamento, accessori, borse, abbiamo cercato di mettere qui un po' di pezzi. Io vi ho già fatto il video in pillole, indossando per voi tutti i capi, perché mi rendo conto che a volte vederli indossati, è più verosimile che vedere una foto, vedere uno scatto, perché vi rende meglio l'idea di quella che è la vestibilità, la lunghezza, la portabilità di un capo. Vi ho fatto vedere anche tutte quante le borse, quindi spero per chi ci ha dato fiducia e ha già preso la rivista, insomma spero che sia stato utile quello che ho fatto, proprio perché almeno vi incoraggiate magari a realizzare i pezzi che vedrete hanno una comoda vestibilità, molti tagli abbracciano 2 o 3 taglie, quindi vedrete che anche poi rifarli non vi costerà la fatica di rifare le proporzioni per aggiustarvi le taglie. Siamo alle battute finali, vi voglio salutare dandovi una piccola anticipazione, non vi dico molto perché poi ci sarà un video dedicato dove cercherò di essere più puntuale e più precisa possibile, però vi voglio far vedere alcune cose che a brevissimo troverete sul canale. Io dico sempre che l'uncinetto è terapeutico perché spesso e volentieri dopo una giornata in cui noi donne siamo sempre in corsa, sempre impegnate in mille attività, naturalmente ci fermiamo, ci sediamo sul divano, prendiamo l'uncinetto e riusciamo a rilassarci un pochino. Io a volte quando devo vedere un film e voglio arrivare fino alla fine metto in mano l'uncinetto perché altrimenti mi addormento prima, no? Quindi comunque è terapeutico per tanti punti di vista. Poi io dico sempre che poter indossare le cose che si realizzano ha un valore aggiunto, anche quando regaliamo le cose che realizziamo con le mani. Io dico sempre, no? Magari per realizzare una borsa impieghiamo, cioè per comprare, mettiamo l'ipotesi, no? Che io vado a comprare, adesso magari non questa, però che io compro un oggetto e lo pago 20 euro. Ok, compro una cosa qualsiasi, vado in un negozio, spendo 20 euro, me lo faccio impacchettare e lo regalo. Sicuramente è un regalo apprezzabile, ma volete mettere invece, realizzare con le vostre mani un oggetto e non ci impiegate 10 minuti, no? Il negozio, quello, il tempo che ci mettete, scegliete una cosa, pagate e siete fuori, ok? Mentre realizzarlo con le vostre mani e regalarlo, voi avete regalato il vostro tempo, la vostra dedizione, il vostro pensiero, cioè avete dovuto scegliere, pensare quell'oggetto, realizzarlo, cioè ha un valore immenso, quindi è terapeutico anche perché lo facciamo con amore, quindi quando doniamo una cosa fatta con le nostre mani, un oggetto qualsiasi, dalla sciarpina più semplice alla borsa, al poncio, quello che ci viene, abbiamo fatto un regalo veramente con il cuore, quindi per me l'uncinetto è comunque terapeutico, ma potrebbe esserlo ancora di più. Vi faccio vedere alcune cose che sono arrivate, che mi sono arrivate e che tra un pochino saranno appunto protagoniste di alcuni video.
adesso rimarrete a bocca aperta. Cosa sono? Sono noccioli di ciliegia e anche hanno un po' di odore. Poi vi faccio vedere la pula di farro. Io poi vi scrivo in alto le cose che vi dico, così sono più semplici da ricordare. Il profumatissimo cirmolo e ultimo ma non ultimo i semi di lino, che hanno un sacchetto molto pesante. Eccolo qua. Allora, sono degli elementi, non mi metto a fare cucina, state tranquilli che non ci mettiamo a cucinare, quindi vi evito questa cosa, per quanto ogni tanto su Instagram, quando metto le cose che realizzo, la pizza piuttosto che le focacce, mi chiedete la ricetta per l'impasto, però no. Questi elementi naturali, assolutamente bio, sono dei toccasana, quindi sono utilizzati moltissimo. Per esempio questi, che sono i noccioli di ciliegia, come veniva il nome, sono riscaldabili anche per esempio nel forno a microonde, e se inseriti in dei cuscini eccetera eccetera sono ottimi per la cervicale, ma non vi dico molto perché poi ogni elemento, ogni prodotto ha le sue caratteristiche che andremo a vedere. Quindi vi anticipo solo questo, che penseremo un po' al nostro benessere, al benessere delle persone che amiamo, andando a realizzare dei pupazzi, dei cuscini, degli accessori che appunto conterranno questi elementi particolari, e quindi penseremo anche al nostro benessere. Quindi potremmo donarci, circondarci o regalare degli oggetti che, oltre a essere carini, naturalmente avranno anche una loro funzionalità. Però non vi dico altro, e poi naturalmente ci aggiorneremo quanto prima con questa meravigliosa novità. Credo di avervi detto tutto, io cerco di essere sintetica, ma naturalmente la sintesi non è un dono che mi appartiene, quindi assolutamente vi voglio ringraziare sempre per l'affetto con cui mi seguite. Quando trovate il video della recensione del mese e avete delle domande, qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, voi mettete le vostre domande, io me le segno, come vedete poi da cellulare cerco di rispondervi, e per quanto riguarda la review del mese successivo. Ultimamente mi state facendo delle domande un pochino alternative, volete vedere la mia giornata tipo, vedere il mio angolo creativo, a vedere come nasce un progetto, cioè vedere un po' il dietro le quinte della vita della fata. Fatemelo sapere, perché se effettivamente c'è un certo interesse, assolutamente cerchiamo di fare anche dei video un po' diversi, che non debbano necessariamente riguardare l'uncinetto. Non vado oltre, altrimenti vi tedio troppo. Io vi saluto, naturalmente vi lascio i tutorial della settimana. Grazie per avermi seguito, un bacio, alla prossima.